Hello everyone! Oggi, come vedete, ho un ospite, ormai lo conoscete perché è stato già presente nel mio canale. Lui si chiama Jai ed è australiano, ma vive a Parigi e parla francese, inglese, italiano anche. Mi leggi nella mente, non l'abbiamo provata questa, ragazzi. Lui è venuto qui a Roma in vacanza e gli ho detto: Jai, voglio fare un video con te. E tu hai avuto questa idea? La sua idea è stata quella di testare il mio francese. Ha organizzato tutto lui, quindi perché non ci spieghi com'è suddiviso questo gioco? Praticamente ci sono 6 categorie di parole, anche modi di dire. Siccome lei non parla francese, sarebbe stato troppo difficile di chiederti di tradurre una parola italiana al francese, quindi facciamo al contrario. Sono pronta a fare delle figuracce, ragazzi. Prima devo fare un piccolo, non so se è un disclaimer o una spiegazione. Ho fatto il liceo linguistico, quindi io ho studiato francese 15 anni fa ormai, purtroppo, per 5 anni. Il francese non è mai stata la mia lingua preferita, non posso dire di essere mai stata fluent in francese, però sicuramente quando andavo alle superiori qualcosina la riuscivo a dire, naturalmente, e riuscivo a capire anche. Adesso, quando leggo, riesco a capire quasi tutto, però se ascolto non capisco niente perché il mio orecchio ha completamente dimenticato tutto, quindi... Confermo, ogni tanto mi va di parlare un po' francese, qualche parole, non capisce niente, ma le piace imitarmi. Vai, iniziamo con le figuracce, qual è la prima categoria? Animali. Animali, ma questa è cattiva perché animali è o lo sai o non è che c'è il contesto. Sì, ma io ho scelto parole in cui c'è una somiglianza tra il francese e l'italiano. Sono pronta. Voi giocate con me. Primo, meduse. Meduse. Une meduse. Meduse è medusa femminile. Sì. Aspetta, questa era facile, sei stato bravo. Sì, sì. Fourmi. Fourmi. Une fourmi. Una formica. Sì, bravo. Questa sarebbe difficile. Un sanglier. Un sanglier. 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 Ma dai, stiamo facendo il video, neanche mi metti in silenzioso. Scusa. Ti do un indizio. Ci sono a Roma. È maschile? Ma è un uccello tipo? No. Mangiano la spazzatura. Ma non sono i topi. Le volpi. Cinghiale. Sanglier, cinghiale. Sì. Ah, cinghiale, scusa. Ah, dai, ci potevo arrivare, cavolo. È vero, ci sono a Roma adesso. Bravo, che ne sai? Vo. Vo. Ah, vo. Alla volpe. Vitello. Ah, ok. Vabbè, ci ho provato. Aregne. Di nuovo? Aregne. Aregne. L'articolo? Un. Aregne. Penso piuttosto al ren. Tipo una renna. Ragno. Une, sì, araignée. Sì. No, il ragno è decisamente maschile. Sì, Prossima categoria. Oh, mamma, questa categoria degli animali finora ne ho presi 2 e ne ho sbagliati 3. Voi ragazzi come state? Parte del corpo. Sourcil. Ok, ci sono. Sourcil, le sopracciglia. Brava. Ok. Ongle. Ok, anche questa è abbastanza facile. Le unghie. Sì. Auriculaire. Ti do un indizio perché questa non c'è una somiglianza tra le parole. È un dito. Ma scusa, auriculaire sembra quasi una cosa che ha a che vedere con l'orecchio. Però sicuramente è l'anulare. No, questo è annulare. Mignolo. No! Cioè, in inglese ha senso, no? Pinky è piccolo e carino. In italiano è il mignolo. Pinky. Carino. Pinky suona proprio come mignolo, no? Auriculaire. Nome importante. Narine. Narine. Secondo me è la narice. Brava, sì. Parti del corpo sono il mio forte. Nombril. Nombril. Il nom... L'articolo? Un nombril. Le. Le è l'ombelico. Sì. Davvero? Sì. Regà, le parti del corpo sono il mio forte. Hai preso 4. 4 su 5. Ok, questa è la categoria random. Quindi parole random. È più difficile perché qui non so dove. Sì, ma o lo sai o c'è un somiglianza, diciamo. Une ceinture. Ceinture. Questa è la cintura. La cintura! Grande! Rix. Une rix.
Vuoi del contesto? Mi aiuterebbe molto. Me lo puoi anche dare in francese? No, in italiano. C'era un rix tra due gruppi di ragazze in piazza San Lorenzo venerdì. Ah vabbè, questo è facile, allora una rissa. Vabbè, me l'hai, diciamo mezzo che punto, me l'hai un po'. Diciamo. Vabbè, mezzo punto, so, okay. Facciamo mezzo punto. Un rix. Cavolo, la R francese è tosta. Caira. Caira è il mio stile di solito, non tanto oggi. Lui mi prende sempre in giro. Che il mio stile, che è molto hip hop, uno stile un po' street, lui lo definisce come Caira o Rakaie. Sì, ma è un tipo di persona, diciamo. Probabilmente sarebbe un po' coatto, no? Sì, tipo, sì. Sono coatta, sì. Ma la smetti di muovere il tavolo? Ah, scusa. No ragazzi, lo prendo in giro, non sono di solito un ospite così cattiva. Questo me lo prendo il punto. Ok, tapis, questo è facile. Tappeto, tapis roulant, sì. Che è quello che, la parola che noi utilizziamo in italiano, noi sì, diciamo sì, tapis sì. Roulant. Questo forse è difficile. Éolienne, une éolienne. Une éolienne, ma ha a che vedere col vento? Sì. Ma è tipo un'elica? No, è una turbina eolica. Vabbè, praticamente, cioè non è, sì. Non è proprio un'elica, però sì, scusa eh. No, ma ho scelto parole in cui c'è una somiglianza. Prossima categoria. Questa è la categoria slang, ma è verlo. Per chi non lo sa, verlo è un tipo di slang o linguaggio informale in cui si inverte le sillabe delle parole. Anche verlo è inverno, tipo verlo. L'envers. Al contrario. L'inverso. L'envers. Sì. Verlon. Che figo! Ok, qui hai bisogno solo di dirmi la parola originale, non il significato. Per sapere la parola originale devo sapere il significato, no? No! Ti ho appena spiegato come si costruisce. Vabbè, quindi basta che le rigiro? Esatto. Okay. Ma non è così semplice. Simer. Merci. Simer. Simer. Zarbi. Zarbi. Bizarre. Pesciò. Pesciò. Chopé. Che cos'è chopé? Mille significati. Dimmene uno, scusa. Pesciò vuol dire rimorchiare. È tipo hook up. Queste ultime due sono difficili. Shum. Shum. Mesh. Mosh. Brutto. Ma è una parola brutta. Io penso solo a parole belle. Sì. Meuf. Fam. Sì, brava. L'intenditore. Ma perché io sono una racaille, quindi ovviamente... Caira. Caira. Quindi queste cose io tutti i giorni. Ragazzi, ma voi vi state divertendo? State provando con me? Prossima categoria, sì. Maschile o femminile? Ti questa chiedo è cattivissima! Delle parole francese e devi indovinare il genere. Metro. Cosa? Metro. Come la metro, intendi? Mm-hmm. Le metro, quindi è maschile. Metro, sì. Lo so perché io ho degli studenti che vivono in Francia. Quando gli parliamo in italiano, loro dicono sempre il metro. Tranne uno. Tranne Jai, Jai lo sa che è la metro. Video. Ah, ah, maschile. Femminile, ci ho provato, ho detto dai, questa è a trabocchetto. La video. In video. Portafoglio. Portafoglio. Allora, se me le fate tutte il contrario, io basta che ti dico il contrario a questo punto, scusa eh. Un. Maschile, che cavolo. I gotcha. Douleur, dolore. La. Sì. Qualcuno aveva scritto qualcosa sulla douleur. Douleur. Fin. Fame. Maschile. No. Femminile. Mi devo fidare di più dell'italiano. L'ultima categoria, modi di dire, ma non sono tutti i modi di dire, perché ci sono anche locuzioni avverbali. Questo è semplice. Deux poids, deux mesures. Voi l'avete capito? Due pesi, due misure. C'è proprio una cosa uguale in italiano. Sì. De but en blanc. Ah, questo è di punto in bianco. Sì. Però non hai detto di punto. But. But è tipo the target, vuol dire anche obiettivo. Non sono francese, quindi non so... Sei bravissimo in francese. Le jeu ne vaut pas la chandelle, hai capito?
Il gioco non vale la candela. Sì, cavolo, ma bravo. Ce l'hanno tutti questi in francese, eh? Sì. Ce l'abbiamo tutti uguali praticamente. Jeter l'argent par les fenêtres. Allora, questo vuol dire buttare l'argento dalla finestra, buttare i soldi dalla finestra. Sì. Buttare i soldi dalla finestra. No, ma questo è il modo di dire in italiano, no? Buttare i soldi dalla finestra. Ah, tipo sprecare i soldi. Sì. Ah, ok. Però io questo non l'avevo pensato in italiano, l'ho capito solo in francese. Ah. Regava, cioè, devo riprendere il mio francese. Sì, sicuramente. E l'ultimo, questo sarebbe difficile, penso. Vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ah! Hai capito? Vuoi anche la traduzione letterale? Mi sa che è come tipo volere... Volere il burro e i soldi del burro. Ma cosa significa? Sì, è tipo volere la moglie ubriaca e la botte piena. Sì, bravissima. È quello, l'avevo capito in realtà subito, sì. Che era quello il significato. Ragazzi, in realtà questo gioco è stato divertentissimo. Quanti punti? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e mezzo. È stata bravissima. Io non davo assolutamente credito al mio francese che ho fatto alle superiori, però in realtà penso che se non avessi mai fatto francese sarebbe stato più difficile questo gioco, perché anche se ormai penso, ah no, il francese è una vita fa, sicuramente mi ha aiutato sia a distinguere le parole, sì. Sia a capire magari alcune desinenze come si possono tradurre in italiano. E quindi sono curiosa di sapere, le persone che guardano, che non hanno mai fatto francese, hanno fatto un risultato simile al mio o magari alcune cose sono state più difficili? Difficili da capire, però grazie mille, è stato un bellissimo gioco divertente e mi piacciono anche le categorie che hai scelto. Ci vediamo alla prossima! Ciao!